L'11 agosto 2022, Venezia è scesa per la prima volta sotto i 50.000 abitanti. Il 9 settembre 2023, il numero di posti letto turistici ha superato i residenti. E, dopo appena tre mesi, i posti letto di hotel, bed and breakfast e affittanze turistiche hanno già superato quota 50.000, staccando di 800 unità i residenti. Il contatore di posti letto turistici di Santa Margherita è diventato una delle testimonianze più forti della trasformazione della città in un albergo diffuso. Quando è stato messo questo conto abitanti, cioè, scusa, questo conta posti letto, non avremmo mai immaginato che, eh, ci, che ci sarebbe stato un aumento così veloce. Ogni due giorni un appartamento viene tolto dall'uso residenziale per diventare una fitanza turistica. Ecco, questo è, un, è uno scandalo. Senza precedenti perché la città sta per essere annientata e nessuno fa niente. Nonostante ad ogni angolo di strada di Venezia si veda un albergo, il 44% dei posti letto turistici è in appartamenti. Delle 6.813 strutture attualmente censite sul portale del Comune, l'84% sono locazioni brevi questo comune è l'unico in Italia che potrebbe già da un anno, da più di un anno regolamentare il fenomeno delle locazioni turistiche che noi crediamo, anzi studi lo dimostrano che laddove sono state regolamentate ci sono stati degli effetti benefici. Il fenomeno si sta espandendo anche in un entroterra sempre più povero di forme di economia che non siano legate alla monocultura turistica. Intanto, visto che siamo sotto Natale, assieme a Venezia.com, Ocio, osservatorio civico sulla casa, ha preparato un calendario ribattezzato con un gioco di parole della Vendo abbiamo indicato tutta una serie di tappe che sono state poi segnalate negli anni e illustrate ben anche contestate dalle associazioni, dai comitati cittadini che si occupano di casa, di residenzialità, di patrimonio pubblico, si tratta della trasformazione poi di interi immobili in alberghi o dell'accelerazione appunto di cambio di destinazione d'uso.